Allora, vediamo un attimo se le impostazioni sono a posto e dopodiché possiamo partire. Su questa c'è l'override, questa va benissimo così. Ok. Due scenari. Francamente non so cosa sia il secondo. Pensavo ci fosse solamente un'avventura principale. Livello dell'azione, livello dell'indovinello. Sono un po' arrugginito con i puzzle, per cui direi che lasciamo normale normale. Supponendo che il livello dell'azione sia la difficoltà dei combattimenti, presumibilmente. Che bel posticino. Ah, per chi non lo sapesse, questo è un gioco horror. È un'avventura horror. Mary, could you really be in this town? I comandi sono tutti da tastiera. Non uso neanche il mouse. Che è un po' strano, bisogna un attimo abituarsi. Ma mi pare che si possa interagire con nulla qua, a meno che uno non voglia urinare in questi gabinetti, ma credo che se lo fa si prende qualcosa come sette malattie. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Molto bene. Oh, essenzialmente il protagonista ha perso la moglie e a quanto pare ha ricevuto una lettera che lo invita a venire in questa città firmata da sua moglie morta. Allora, devo solo controllare i comandi, abbiamo l'inventario. Lettera di Mary, foto di Mary. Sappiamo com'è fatto, forse potrebbe aiutarci. Allora, questo era il gabinetto. Vediamo se possiamo andare da qualche parte. Questo
Questa è la strada da cui sono venuto? Ok. Qualcosa nel bagagliaio, forse? A quanto pare no. Qua c'è qualcosa. Una mappa. La mappa di Silent Hill. Mi pare che per consultarla avevo visto che il tasto era M, sì. Dobbiamo andare al parco, essenzialmente, dove lui diceva di aver passato una giornata con la moglie. Ma il percorso non sembra molto complicato. Cosa significa questa roba? Ah, credo che questo significhi tunnel, solitamente, sulle carte. Ok. Furgoncino. Ah, era un tunnel in effetti, sì. Welcome. Sì, a quanto pare non possiamo passare da queste parti. Non posso proseguire in auto, suppongo dovrò camminare. Evidentemente l'altro percorso sulla mappa è quello che dovremmo effettivamente seguire. Ma non possiamo interagire con niente. All'improvviso si è alzato un nebbione. Beh, è una cosa non particolarmente strana, è che nel primo gioco la nebbia era un elemento fondamentale dell'esperienza. Probabilmente lo sarà anche qua. Ci sono dei rumori stranissimi in background, ma spero che non ci sia una creatura letale già a questo punto della partita. È un po' troppo presto. Non ho neanche un'arma. Hello? Si vede una mazza. Oh, salve. Foglietto rosso. Sarà una sottiletta di formaggio. C'è qualcosa nel pozzo. Cos'è quello? Guardalo, mi fa sentire come se qualcuno stesse frugando nella mia testa. Mi dà una strana sensazione. Ah, il sistema di salvataggio. Pensavo fosse qualche indizio, invece è una cosa così semplice. Ok, partita salvata. Il fatto che mi faccia salvare qui mi fa un po' nascere dei sospetti. Cioè, potrei morire già qui? Sai che lo scopriremo subito. Bel cimitero. Excuse me, I... Oh, I'm sorry. I no, was just... No, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, it's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for
someone. Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Oh, a quanto pare non siamo gli unici alla ricerca di qualcosa. A quanto pare possiamo parlare ancora con lei. That's right. Una conversazione profonda. Vediamo se c'è qualche punto di interesse. Sembrerebbe di no. Vediamo un attimo. Presumo. Allora, noi siamo arrivati da qua. Sì, questo era il tunnel, quindi questa è la direzione giusta. Poi in teoria sembra abbastanza semplice. Strada principale, dopodiché sempre dritti finché non arriviamo al parco. Ok, I can do this. Crediti di darmi una bella pistola. Una bella mitraglietta. Un macete. Mi sento quasi nudo senza un'arma. O magari questo gioco ha un gameplay diverso dal primo. Chi lo sa. Non si vede veramente una segaccia di niente. Sento periodicamente dei rumori strani, ma forse è semplicemente il protagonista che mette piede in una pozza d'acqua. Il rumore sembra quello, poi potrei sbagliarmi. Eccolo, è appena successo, ma deve essere un rumore della camminata, della corsa. Siamo quasi arrivati all'incrocio. Niente di interessante. Sembra un posticino niente male questa Silent Hill. Mamma mia, queste telecamere. Purtroppo non le posso controllare, quindi quando vedete telecamere strane non è una cosa che dipende da me, perché le telecamere a quanto pare sono decise dal gioco. Non posso girare la visuale liberamente. Secondo me qualcuno ha dimenticato di chiudere di spegnere il forno. Questi sono i risultati. Oppure c'è una rimpatriata dei figli dei fiori qui da qualche parte. Extraction area. The Road Runner. Qualcosa di strano, però saremmo dovuti finire sullo stradone. Infatti siamo un po'. Ah, siamo passati sotto lo stradone e adesso stiamo andando a finire. Ah, ok. Quindi adesso il percorso è così, sopra e dopodiché a sinistra.
gioco sta già incominciando a mettermi i bastoni tra le ruote. Qualcosa qui. Solo monnezza. Indifferenziata, peraltro. No, la direzione era questa. Qualcuno ha fatto cadere la sua marmellata di ciliegie. Ok, adesso possiamo iniziare a preoccuparci. Ma giusto un pochettino. Riproviamo a chiedergli informazioni. Signorina! Dal culo sembrava una donna. Signorina! Vorrei chiedere delle informazioni. Altra marmellata di ciliegie, ma... Mamma mia, che persone sbadate. Vediamo se ho sbagliato strada. No, siamo giusti. Sempre dritti e poi a sinistra. Ok, questa è decisamente sospetta. È palese che il gioco vuole farmi andare in questa direzione. Lo secondiamo. Foglietto rossa, a quanto pare qua possiamo salvare. Direi che ne approfittiamo. Questo sembra qualcosa di utile. Una bevanda salutare. Ok. Guarda di averne vista un'altra qui. Direi che la tiriamo su subito. Non si sa mai prima che i proiettili incominciano a volare. Ah, non c'è niente. Qua non possiamo interagire. That's right. Allora, prima di essere interrotti stavamo andando di qua. Anche adesso c'è questa visuale. Potrei avere un nemico davanti a me, ma non lo posso vedere perché la telecamera me lo proibisce. Cos'è questo? Ok, non sembra niente di importante. Ok, questo rumore è noto a chi ha giocato il primo capitolo. Nel primo capitolo, ad un certo punto del gioco, voi trovavate una radio e questa radio emetteva delle interferenze quando c'erano dei mostri vicini. Un modo come un altro per capire se c'erano dei nemici nelle vicinanze. Presumo che questo sistema sia stato ripreso anche da queste parti. Questo vuol dire che c'è anche un mostro vicino. Toc toc. C'è nessuno in casa? Oh signore, eccolo lì. Qualcuno dovrebbe andare dal medico a farsi vedere. Oh, forse a questo punto è troppo tardi. Ok, vuol dire che noi ci improvviseremo medici e curiamo questo paziente. Dicono che le randellate fanno bene alla salute. Siamo troppo lontani? Oh, signore. Is it dead? What the hell is it? Questa è un'ottima domanda. Capitano ovvio. C'era un cadavere, magari qualcosa addosso? Morto, che sia stata quella creatura? Ma non lo so. Ci deve essere per forza qualcosa di utile da queste parti.
Sembra di no. Beh, la radio e il bastone direi che saranno sufficienti. Oh yeah! This thing broken? Better take it anyway. I might need it. Credo che questa trasmissione si rivolgesse a lui. E lui si chiama James, se non sbaglio. Non vorrei dire una cagata. Scusate se avevamo sporcato il prato col sangue. Non era mia intenzione. Maledetta telecamera. Adesso siamo armati. Le creature ci fanno un baffo. Salve Salvino. Ho qui la cura pronta per te. Non vomitarmi addosso. Oh signore. Direi che ce ne andiamo. Abbiamo di meglio da fare. Ok. A quanto pare di qua non possiamo passare. E questa era la direzione. Ok, siamo nella merda. Dobbiamo pensare ad un'alternativa un attimo. Potremmo passare di qua, presumibilmente. Ah, qua sembra che manchi un pezzo della mappa. Oh, in ogni caso, la prima a destra e dopodiché nuovamente a destra. Easy enough. Buonasera. Mi dispiace, ma ho di meglio da fare. Santo cielo, quanta gente c'è da queste parti? Che cavolo è questo rumore? Sembrava un rumore meccanico. Di qualche tipo. E l'idea era passare di qua. Datemi lontani, per favore. Ah, mi prendete per il culo? Are you fucking kidding me? Maledetti bastardi. Questo non è affatto simpatico. È come se avessero previsto dove sarei andato. Oh, hello there. A quanto pare hanno più paura di me che io di loro. Da come scappano. Wow. Cosa abbiamo qui? Sembra una cassetta di pronto soccorso. Scatola di pronto soccorso. Quasi utilizzato il termine giusto. Di qua non possiamo entrare. What the... Non capisco, ci sono dei rumori che sono palesemente rumori delle creature che abbiamo appena visto, poi c'è un rumore meccanico. Ed è continuo. The door that wakes in darkness. Oh, ma che cazzo è questo coso? Uno scarafaggio gigante. No! Ok, speriamo che questa porta sia aperta prima di farci il bagno nel vomito. Ok, è chiusa.
Molto bene. Sta andando esattamente come previsto. Tutto secondo i piani. Solo che il piano è una merda. Presumo che sia ufficialmente bloccato. Eh sì, mi ha messo qua. Che figata! La mappa che si aggiorna con le zone bloccate in modo... Una mappa dinamica. Mi piace. Devo controllare un'altra cosa. Allora, o facciamo il giro per di qua. Mi sembra tanto lontano. Potrebbe esserci un passaggio da qui fino a qui, oppure potremmo collegarci da qua fino a questa strada, ma non mi pare di poter andare da questa parte, onestamente. Siamo passati prima e era tutto... C'erano solo edifici, non mi sembrava che ci fossero veicoli, per cui proviamo ad andare di qua intanto. Che il veicolo fosse da questa parte. I passi si intensificano? C'è qualcuno? E si sono subito fermati tutti i passi. Ok. Abbiamo un'altra bibita a salutare. Bevanda a salutare. Fuck. Vediamo di memorizzare i nomi correttamente. Qua non c'è niente. Hello, hello. What? Devi farmi vedere un infarto? Maledetto. Qualunque cosa tu sia. È un problema perché mi devo avvicinare per colpirli, però se mi avvicino troppo mi arriva la vomitata in faccia. La smettiamo? Ah, ok, un bel colpetto quando sono a terra. Se droppano qualche oggetto, sembrerebbe di no. E devo dire che hanno delle scarpe stranissime. Sono delle scarpe con una suola di 10 cm. A guardarla così sembrerebbe che sia... Che sia proprio 10 in scala. Wow. Questo tipo non se la passa bene, vero? Ho la chiave del cancello della PART. Che cazzo di abbreviazione è? Questo tipo è stato affogato nella marmellata di ciliegie. Tutta questa faccenda si fa sempre più losca. Allora, noi abbiamo preso questo. Vediamo se possiamo analizzarla. Esamina. Io perché me l'ha tolto? Wood Bode Apartment. Se leggo bene. Vediamo se sulla mappa c'è qualcosa di simile. Ah, ecco, è comparsa questa cosa qui che prima non era cerchiata, quindi... Direi che andiamo da questa parte. Presumibilmente quella chiave aprirà una porta da quelle parti. Notare tra l'altro che c'è un sistema di stamina, il tipo corre con una certa velocità, dopodiché la velocità diminuisce quando... La sua stamina è esaurita. Solo che non posso vedere il livello della stamina. Quindi non la posso gestire. Vediamo se camminando la stamina si recupera. Totalmente abbandonata questa città, però il semaforo sembra funzionante. Vediamo se diventa rossa. Ah! Queste visuali di merda. Oh. Posso giurare che prima sia acceso. Infatti funziona. nel caso i mostri debbano attraversare la strada da una parte all'altra. C'è un gran pericolo di essere investiti qua.
Oh, signore, stammi lontano. Mettetevi delle mutande almeno, vanno in giro veramente con le chiappe. Con le chiappe al vento. Ho superato la zona. Sembra che sia da questa parte. Se guardiamo la mappa. O forse più avanti. In effetti mi pare di aver visto una porta prima quando siamo andati da queste parti. Era proprio questa qui. Ho usato la chiave. Ok. Nice. Tanti saluti, stronzi. Non penso che potete oltrepassare questo cancello. Cosa di interessante qua? A quanto pare no. No, sembra che possiamo entrare in questo edificio. Dovremmo poterlo fare. Come è chiusa? Ok, ci deve essere un'altra porta da qualche parte. Immondizia. Ah, c'era un'altra porta qua. Sono orbo. Non l'avevo vista prima. Forse perché le visuali di questo gioco sono una vera merda. Wood Side Apartment. Ah, era Side, io ho letto Bode. Mamma mia, era scritto un po' di merda, effettivamente. Ho una mappa della palazzina. Very well. Abbiamo un'altra bibita. Un'altra bibita a salutare. Ah, qua possiamo salvare il gioco, presumibilmente. Ok, partita salvata. Torniamo a esplorare. Niente di utile. Molto bene. La radiolina è accesa, vuol dire che c'è qualche stronzone nelle vicinanze. Vediamo un po' la mappa. Troppo buio per leggere la mappa. Sei serio? Questa è la visuale perfetta per un'imboscata. Adesso mi schianterò con la testa contro un mostro davanti a me. Gira con la visuale. Eccolo qua. Ah, non hai fatto in tempo a vomitare le tue interiora questa volta. No. Droppatemi qualche oggettino. Ammazzarvi sembra inutile. Cosa diamine? Sembra spazzatura. C'è uno scivolo per i rifiuti. C'è della strana immondizia incastrata nel buco. Ok. A quanto pare non posso frugare. Forse mi serve qualche oggetto per tirare fuori quel sacco da lì. Così a naso, conoscendo questo genere di giochi. La serratura sembra rotta. La mappa non la posso analizzare. Giustamente. Quando c'è una totale visibilità qui. Dove arriva questa luce? Vestito luminoso. Oh, una torcia. È qualcosa che non mi piace per niente, è sdraiato proprio dietro questo vestito, questo manichino. Oh, una torcia. Forse adesso potremo consultare la mappa dove cavolo ci pare e piace. Oh oh. Mamma che... Diamine... Almeno questa cosa non ha una testa, forse non è in grado di vomitare. In compenso ha quattro gambe. Non so cosa sia meglio.
Se tu potessi fare ginnastica artistica, probabilmente andresti alla grande. Una macchina da cucire non ha niente di speciale. La serratura sembra rotta, non riesco ad aprirla. Ok. Abbiamo delle bottigliette. Non c'è niente che può sembrare utile. E quella porta sembra irraggiungibile. Vediamo un po'. La cucina sembra vuota. Qui dentro mi pare che non ci sia una mazza. Qui possiamo abbandonare questo posto. Vediamo se possiamo... Ok, possiamo consultare la mappa. Abbiamo ancora da vedere questa zona qui e tutta la parte di destra. Ok. Abbiamo ancora un po' di esplorazione da fare. A dire il vero, questo gioco è per l'80% esplorazione. Non riesco ad aprire la porta. Qua sento dei passi. Ah, Gesù bambino, sono in due. Oh oh. Salve. Sta arrivando. Ah, questo vomita. No. No. Ah. Non hai fatto in tempo. Affari tuoi. Non posso infierire tirando gli altri 7 calci in faccia. Purtroppo no. Questo sembra dei proiettili per pistola. Alla grande, se solo avessimo la pistola, cosa che non abbiamo ancora trovato, ma presumibilmente si troverà nei dintorni. Perlomeno lo spero. Altri proiettili. Venti proiettili, quindi 10 per pacchetto. Ok. Giusto per capire quali sono le quantità con le quali abbiamo a che fare. Non mi sembra ci sia altro. Wow! Cosa ci fai tu da queste parti? Oh, signore! La protagonista è lentissima. Deve prima entrare nella posa da combattimento. E dopo ci mette 3 anni per tirare una randellata. Giusto per essere sicuri. Madonna, che calcio femmineo che ha sto personaggio. Sembrava neanche un calcio. Ma non c'è niente. Tutto questo posto sembra inutile. Ma non possiamo passare. Direi che in questo appartamento abbiamo finito. Siamo entrati di qua. Questa è la cucina, non mi pare che ci siano oggetti. Abbandoniamo questo posto. Il problema è che abbiamo 2 creature qua davanti. Forse custodiscono qualcosa di importante. Ci sono altre 2 camere più avanti. Che figate, disegna anche le pareti e le stanze con le porte. Carina come idea. Forse è meglio affrontarli uno alla volta. Qual era cura per questi problemi? Legnate. Tante legnate. No! Piaciuta? Oh! Ok, mi pare che abbiamo problemi di salute. Per chi non l'avevo capito da quella gigantesca croce rossa in basso. A destra. Potevano farla un po' più vistosa perché non era chiaro che il protagonista sta di merda. Vabbè, usiamo una bevanda a salutare, tanto ne abbiamo tante. Fanculo. Non perderò altro tempo con te. Magari più avanti droppano qualcosa, magari... Un po' di munizioni, non sarebbe male. Qua c'è qualcosa.
Opara non c'è più, perché la radio ha smesso di emettere rumori. Serratura sembra rotta. La serratura sembra rotta, non riesco ad aprirla. Va bene. Questa credo che sia anche l'ultima stanza che possiamo visitare. Ah no, ce n'è ancora una qua in fondo. Ok. Non ho letto la prima, ho cliccato su azione due volte per sbaglio. Comunque, tre aghi, ognuno di altezza diversa. Il grasso, l'alto e il magro. Da lento a veloce si muovono verso destra. Scott non sta su 3, ma 15. Cazzo vuol dire? Hello. Henry Mildred Scott. Tre nomi su una parete. Va bene. Ah, ci sono altre scritte qua. Vediamo un po'. C'è scritto qualcosa sull'orologio. Le cicatrici di ieri toglieranno il chiodo che ferma il tempo. Vuoi spingere l'orologio? Perché no? Qualcuno dovrebbe andare in palestra. Per quanto spinga forte, non vuole muoversi. È come incollato al pavimento. O qua? Ah. L'orologio è fermo alle 10:29 e 15 secondi. Il copriquadrante è chiuso a chiave. Non posso toccare le lancette d'orologio in questo modo. Potresti forzarle, o voglio dire, hai un bastone in mano, spacca tutto e... Troppo lento sto personaggio. Presumo sia tutto da queste parti. Stiamo incominciando a raccogliere dei pezzi, in qualche maniera dovremmo metterli assieme. L'altra stanza era di qua, ma c'è una cazzo di grata. Ok, a questo punto abbiamo esaurito tutto su questo piano, se non sbaglio. Di qua non possiamo passare, qua l'altra tromba delle scale è bloccata, qua era tutto chiuso, per cui non possiamo fare altro che tornare indietro. Così a naso dovremmo poter andare su qualche altro piano. Altrimenti non saprei da che parte sbattere. Questo era il primo piano che abbiamo visitato? Sì, perché al piano terra la porta era chiusa. La musica sta cambiando. Ma c'è una chiave. C'è una chiave per terra dall'altra parte delle sbarre. Allungo il braccio, forse riesco ad arrivarci. Certo che sì, le chiavi fanno sempre bene. Aprono porte chiuse. Ow! Hey, wait! Damn it! Mi aspettavo un altro mostro, francamente. Potrebbe benissimo esserlo. Non ci facciamo di certo ingannare dall'aspetto. Dovessi vedere quella bambina a 4 randellate con la mia mazza. Caspita siamo. Allora, di qua non possiamo andare, quindi... Cioè, è tutto questo piano è praticamente bloccato per noi. Speriamo che qualche porta si possa aprire almeno. Serratura è rotta.
Ah, almeno di qua si può entrare. Questo sembra interessante. Una pistola! Allora, avevo visto i comandi, mi pare che per equipaggiarla... Ok. In questa maniera possiamo passare dalla pistola alla mazza, ma... Per il momento faremo economia di munizioni. Il muro è crivellato di colpi. Solo porte chiuse da queste parti. Serratura sembra rotta. Di qua mi pare che non possiamo interagire con niente. Mamma mia, c'è stata una sparatoria coi fiocchi qua. Il pavimento è ricoperto di bossoli. Ma non si può entrare. Qua non possiamo interagire. Speriamo di poter uscire da qui, a quanto pare. No. Non ho idea di dove possiamo andare. Ah, ho perso il dialogo. Per quanto cerchi di allungarmi, proprio non ci arrivo. Chi era quella bambina? Ah, perché la chiave è ancora lì. Allora, io direi che ci potremmo fermare qui per oggi. Anche perché al momento non ho idea di che caspita debba fare. Quindi direi che salviamo la partita e riprendiamo nel secondo episodio. Vediamo un po'. Ok. Direi che questo è quanto per oggi. E riprendiamo la prossima volta.